La sanità italiana nella prossima legislatura, quali sono i punti chiave per rilanciarla? Beh, è la domanda che noi facciamo in realtà ai candidati, ai partiti, perché i punti chiave sono di farla funzionare bene innanzitutto, non di allocare la quantità giusta di risorse. È vero il contrario. Quanto costa un sistema che funziona bene? Un sistema che funziona bene può anche costare meno di un sistema che funziona male, no? Si eliminano alcune. Quindi noi abbiamo ribaltato questo interrogativo. Noi vogliamo innanzitutto che si affermi il principio che questo sistema ha grandi margini di miglioramento e di efficienza. A quel punto noi sapremo esattamente quanto costa un buon sistema. Naturalmente ci deve essere la disponibilità politica di non considerare la spesa sanitaria come un non investimento, perché è evidente che la sanità ha tante caratteristiche, è un grande stabilizzatore sociale. In un momento in cui la popolazione di questo paese, e non solo di questo paese, è molto preoccupata per quello che succederà, sapere che sono garantiti alcuni diritti di fondo che non dipendono dal reddito delle persone è uno straordinario elemento di tranquillizzazione sociale. E poi è un grande settore produttivo in cui si generano risorse, investimenti, benefici per il paese, occupazione. Tutto questo è quello che noi poniamo ai candidati.